Siamo a Largo Argentina, a Roma, e si sta svolgendo una delle tante iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che oggi sono in programma in tutta la città. È un programma che vedrà il suo, diciamo, momento clou questo pomeriggio alle 17 sulla piazza del Campidoglio, quando la piazza si illuminerà di rosso, che è il colore della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per dire simbolicamente che Roma dice no alla violenza. Noi abbiamo fatto una campagna di comunicazione dal 25 ottobre fino ad oggi, quindi un mese, con dei testimonial che sono degli uomini. Perché gli uomini? Perché siamo convinti noi, ma ormai evidentemente è una certezza, che il problema della violenza sulle donne è un problema maschile, un problema degli uomini, di cui le donne subiscono le conseguenze. Quindi è giusto sensibilizzare le donne, ma è molto più importante sensibilizzare gli uomini, i ragazzi, i bambini, ed educare i bambini fin dalla prima infanzia alla differenza, alla valorizzazione delle differenze tra bambini e bambine, al fatto di non prevaricare, al fatto di rispettare, di non spingere, di non urtare, di non offendere, tutti dei verbi che non sono solo uccidere o stuprare. Ci sono tantissimi tipi di violenze fisiche e psicologiche che noi dobbiamo assolutamente contrastare. Quindi Roma dice no e cerchiamo tanti uomini che abbiano voglia di dire no insieme a noi, che ci mettano la faccia, che indossino una maglietta, che si facciano scattare una foto e che mettano la loro foto su internet, perché quella è la visibilità e a fare circolare questo nostro messaggio il più possibile. Ho voluto fermamente che gli uomini prendessero un impegno nei confronti delle donne. Quindi non le donne fatte vedere nella loro dimensione più fragile, ma invece questa volta sono gli uomini che chiedono ad altri di fermarsi. E soprattutto una cosa importante, abbiamo cercato di far capire che la violenza delle donne sulle donne ha tante sfumature, quindi non, il femminicidio è solamente il culmine di una situazione che invece continua all'interno soprattutto delle mura domestiche. Quindi è importante rendersi conto che anche solamente un'offesa, uno schiaffo, un tipo di atteggiamento non accogliente può essere inteso come violenza. Dal 2012, quindi circa un anno fa, nei nostri centri di accoglienza, quelli del Comune di Roma, gestiti dal Comune, 9.000 donne sono state accolte perché hanno subito in qualche modo violenza domestica soprattutto. Il problema delle statistiche in questo caso è molto serio, perché non esiste una raccolta dati sistematica e quindi, diciamo, i numeri sono molto indicativi e segnalano, diciamo, solo la punta di un iceberg, per cui i pochi numeri che abbiamo a disposizione comunque ci dicono che solo 3 donne su 10 denunciano. Ovviamente questo è pochissimo. Quello che è interessante sottolineare è che proprio l'altro giorno è stata presentata una ricerca che ha stimato quanto costa la violenza contro le donne nel nostro paese, e costa circa 17 miliardi di euro all'anno, che è una cifra impressionante, mettendo insieme i costi sanitari, i costi psicologici, cosa significa poi anche dal punto di vista produttivo non andare al lavoro, i figli, eccetera, eccetera. Questo anche per far capire che, no, la violenza si può vedere anche da vari punti di vista. Quindi, diciamo, molte istituzioni, ma anche le stesse associazioni femminili, chiedono con molta forza l'istituzione di un osservatorio nazionale di genere che raccolga questi dati, perché se non si hanno dei dati poi è molto difficile approntare delle politiche che rispondano ai bisogni specifici delle varie problematiche, in questo caso al fenomeno della violenza contro le donne. Non è facile trovare dei testimoni uomini. Primo perché dicono: ma io non ho problemi, io non uso violenza verso le donne, io sono d'accordo contro la violenza sulle donne, allora mettici la faccia. E questo è stato un pochino più difficile, trovare dei testimonial che fossero decise, che fossero sicure di farlo. Poi devo dire che una volta trovati hanno contagiato molti altri uomini e molti ragazzi. Quello che mi ha stupito è che chi ha aderito alla campagna anche virale online su Facebook e sul web sono stati soprattutto ragazzi giovani, mentre invece nella fascia di età un po' più alta è ancora molto difficile riuscire a raggiungere uomini, diciamo, dai 40 anni in su con messaggi
che evidentemente per loro sono dirompenti, non è la normalità. Roma Capitale, in questo caso proprio il comune di Roma, da molti anni ha una serie di centri antiviolenza che operano sul territorio. Nello specifico sono centri di violenza sia di prima accoglienza, quindi a cui le donne si possono rivolgere nell'immediato, generalmente sono segnalate o dai servizi sociali o dalle forze dell'ordine, o quando trovano il coraggio possono andare e vanno direttamente a questi servizi, a questi centri antiviolenza. L'altra categoria di servizi invece riguarda dei centri che riescono ad aiutarle sul medio e sul lungo periodo, perché poi l'obiettivo finale di tutti questi servizi a disposizione delle donne è di aiutarle nel loro processo di riprendersi in mano le proprie vite e quindi di ricostruirsi una vita e non essere più oggetto di violenza perpetrata loro da anni, da quelli che vengono chiamati, diciamo, amori, che invece alla fine si rivelano degli autori di reati e di reati molto gravi. Quello che vorrei sottolineare con forza è che anche la nostra campagna mette in evidenza è che la violenza ha tante, non solo ha tante facce come un'altra campagna in realtà recita, ma che moltissime sono le forme di violenza. Negli ultimi anni la parola femminicidio è entrata nel lessico comune, soprattutto, diciamo, nel discorso pubblico e nella terminologia che viene utilizzata dai giornali, però dobbiamo fare attenzione a non concentrarci solo su quell'atto finale di un percorso che ha visto la donna vittima di malversazioni, di molestie, di tanti piccoli e grandi atti che conducono poi al femminicidio. Noi dobbiamo fare molta attenzione anche proprio come istituzione a fare in modo che tutto quello che arriva prima, quindi prevenire, sia uno degli obiettivi principali delle politiche che devono essere attivate. La parola prevenzione implica mettere in campo una serie di azioni. La prima, diciamo, forse quella che è più conosciuta, è quella, la sensibilizzazione attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso delle campagne di comunicazione come questa nostra che Roma Capitale insieme alla Regione Lazio ha attivato, noino.org, rivolta specificatamente agli uomini, che è la, diciamo, una delle primissime volte che in questo paese finalmente degli uomini testimonia si rivolgono ad altri uomini. Prevenire significa anche entrare nelle scuole, e fare in modo che si valorizzino le differenze di ragazzi e di ragazze. Il Comune di Roma proprio da pochissimo ha attivato dei corsi rivolti addirittura alle educatrici dei nidi e delle maestre delle scuole materne, perché gestisce, diciamo, queste scuole, per far proprio capire che fin da piccolissimi è importante saper riconoscere le differenze e valorizzarle. La cooperativa Be Free è una cooperativa che si occupa di tratta, violenza e discriminazioni contro le donne. Lo fa attraverso dei servizi che sono attivi su questo territorio, in particolare nello specifico degli sportelli antiviolenza. Uno sportello che si trova all'interno del San Camillo di Roma, all'interno del triage dell'ospedale San Camillo di Roma Forlanini, e uno sportello H24 SOS Donna finanziato dal Comune di Roma. Uno sportello che si trova nel CIE di Ponte Galeria per donne immigrate che hanno subito sfruttamento sessuale e o lavorativo, e altri servizi che riguardano la formazione e la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Ancora oggi a Roma, dalle analisi e dalle statistiche che vediamo noi, moltissimi ragazzi adolescenti pensano che sia giusto che la mamma stia a casa, che quella è una famiglia normale, se a casa c'è un papà che lavora, che porta i soldi, che può permettersi di uscire la sera con gli amici e andare al bar e che magari può alzare la voce e se dà uno spintone alla moglie o la insulta, tutto sommato non è così strano. Se la moglie facesse questa cosa, se la mamma facesse questa cosa contro il loro padre, lo troverebbero una cosa molto strana. Allora noi dobbiamo agire come istituzioni su due versanti. Il primo è quello di provare piano piano a fare dei cambiamenti culturali nell'atteggiamento degli uomini, e l'altro, evidentemente, qui parlo come amministratore di una città importante come Roma, è quello di fornire dei servizi adeguati alle donne che sono vittime di violenza, dare dei posti dove le donne si possono rivolgersi sia per aiuto legale che psicologico, sia posti fisici dove andare a rifugiarsi quando scappano di casa, perché la violenza, ricordiamolo, quasi sempre si svolge dentro casa e hanno bisogno di un rifugio perché non devono tornare a casa dove sicuramente trovano un uomo che non ha rispetto per quella donna. Quindi i due versanti sono quello della cultura e quello del servizio sociale alle donne. Che le donne vogliano la parità porterebbe allo sfacelo.
se tutte le donne facessero le donne senza voler fare gli uomini, andrebbe tutto meglio. Voi ultimamente vi siete messe in testa di prendere il potere. La natura invece ha fatto uomo e donne diversi, perché l'uomo è più forte e quindi può e deve proteggere la donna, e la donna deve aiutare l'uomo. Nella serie l'uomo caccia e porta da mangiare, la donna pensa al resto. Sarebbe tutto così facile? Non essere troglo, quella cosa lì, è capire le cose. Uccidere che c'entra? Sbagli, però ci sono dei momenti che un uomo lo devi lasciar perdere. È la donna che deve capire e non tirare la corda. Testimonianza di Guido, 27 anni, raccolta in pizzeria. Non è che uno è razzista nei confronti della donna, però è proprio un fatto normale. Che c'entra? Il mondo è così. Ci stanno delle cose che è inutile, non possono cambiare. È impossibile. Tipo le donne che fanno le politiche e che strillano nei cortei, mi fanno ridere. Pure mamma, quando guarda la TV, dice: queste non fanno niente dalla mattina alla sera. Lei non potrebbe mica fare tutte quelle storie, fa le cose di casa. Che deve fare, scusa? Non lo so, è così. Poi quelle che strillano in piazza sono tutte brutte. Mamma mia, ma com'è? Faccela al parrucchiere, no? Fatela una ceretta, no? In classe mia, per esempio, tutti quelli che parlano del femminicidio e che sono per le donne, per i gay, a me mi sembrano un po', vabbè, dai, hai capito, no? Un po' strani, diciamo. Fabrizio, 15 anni, a Dragona. Voglia la libertà e le donne la vita.